Io penso che proprio questo sia il compito del cinema, quello di creare una realtà che crei un altro piano di realtà. E per fare questo la visione è fondamentale. Il nostro lavoro consiste nel far sì che altri credano davvero alle nostre visioni. Con Matteo può succedere di tutto. Questo film ha delle difficoltà a livello produttivo, abbiamo molte scene in esterno e proprio in questo senso è fondamentale l'aiuto di tutti. Avanti gli attori, movimento carrello. Con la nuova legge del 2014 abbiamo potuto investire quasi 10 milioni di euro. L'intera quantità di progetti realizzati ha sviluppato una spesa complessiva di quasi 40 milioni di euro. Un euro investito ha prodotto più di 3 euro di ricadute economiche sul territorio. Per fare un buon film ci vuole un bel attore, una bella attrice, un bel ambiente, un bel coraggio. Ecco, un bel coraggio in questo momento ci vuole, a parte gli scherzi. L'attrattività per una produzione di questa regione è costituita dal fatto di avere un territorio che nella sua articolazione, nel suo pluralismo e nel suo policentrismo offre tante opportunità per poter svolgere il proprio lavoro e la propria opera. Ho lavorato molto bene. Abbiamo avuto un grande sostegno da parte della Film Commission, ma in realtà anche proprio delle persone che nei singoli paesi dove abbiamo girato ci hanno veramente molto accompagnato. 5 ingredienti per fare un buon film, un po' come fosse la piadina romagnola, ma ce n'è uno che è fondamentale, che è una buona storia. Avere delle belle location, per esempio l'Emilia Romagna. Immaginate che io vi dica, siamo in un canale del porto. È un motoscafo che si aggira circospetto tra le navi cargo attraccate al molo. Questa favola del cinema non è che uno lo fa da sola, servono mani, teste, artigiani, artisti. Quindi io credo che sì, le visioni vadano incoraggiate, vadano educate, coltivate, formate. L'investimento sulle competenze rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo del sistema del cinema e dell'audiovisivo. Permettere alle persone di acquisire delle competenze tecniche e professionali spendibili in quel contesto rappresenta la condizione per sviluppare le nostre imprese, per creare nuova occupazione, per attrarre in questo territorio produzioni che possano trovare le maestranze di cui hanno bisogno. Ci muoviamo in un orizzonte in cui sono cambiate le leggi nazionali e si sono rinnovati gli impegni delle regioni con delle leggi specifiche di settore. Siamo in quattro. Venire a girare qui significa soprattutto venire a collaborare con una pubblica amministrazione a rete che funziona. Non siamo soltanto la Film Commission regionale, siamo attraverso di noi un territorio che è disponibile ad ospitare le produzioni. Nel mondo del documentario il sostegno delle istituzioni, in questo caso dell'Emilia Romagna Film Commission, è fondamentale perché oltre allo sviluppo e ai bandi di produzione ha creato anche una rete di distribuzione. Docking Tour è innanzitutto unico in Italia perché è l'unica regione che ha deciso di promuovere nelle sale cinematografiche il documentario emiliano romagnolo. Io credo che chi fa cinema si debba nutrire di cinema. Il nostro lavoro finisce quando in sala qualcuno si siede di fronte a un grande schermo.
La visione dei film al cinema negli ultimi anni è drasticamente cambiata. Tutte le sale cinematografiche hanno dovuto cambiare le macchine di proiezione, le attrezzature, e questo un grosso aiuto è stato dato proprio dalla regione con il primo bando per la digitalizzazione, perché ha dato la possibilità a tutte le sale, dai grossi multiplex alle sale di periferia o le piccole monosale, di cambiare e di mantenersi al passo coi tempi. La visione condivisa è un elemento fondamentale ed è l'elemento su cui i festival fanno la differenza. L'impegno degli enti pubblici, delle istituzioni, in una manifestazione cinematografica come Biografilm è fondamentale. Nel corso di questi 30 anni il Cinema di Trovato è diventato il festival internazionale della storia del cinema. E a Bologna c'è la più bella sala del mondo, che non è una sala, che è la piazza di questa città, che per 60 giorni diventa un cinema. L'immagine ritrovata è oggi un grande laboratorio internazionale che è specializzato sul restauro del cinema. E oggi quando una grande major vuole restaurare bene un suo film, pensa a Bologna. Io sono cresciuto in questa terra, sono nato qui e questi luoghi hanno visto crescere le mie visioni. Per quello che è stata l'esperienza di questi 3 anni, adesso dovremo affrontare il nuovo piano triennale che possa robustire questi dati e renderli ancora più forti e consolidare il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi.